Il problema delle malattie rare in Italia è sentito molto in questo periodo. Di gennaio scorso nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale vengono introdotte 110 nuove patologie rare che debbono essere assistite dal Sistema Sanitario Nazionale. Sono circa 300.000 cittadini italiani che finalmente possono godere dell'aiuto dello Stato e non soltanto loro ma anche le famiglie che finora erano costrette a subire i costi, gli oneri sotto tutti i punti di vista, non soltanto economici, e che comportava una patologia rara, cioè poco diffusa, ma non per questo rari i pazienti, perché abbiamo detto in Italia essere circa 500.000. Quindi un'attenzione particolare del governo. La malattia rara va seguita in maniera molto professionale. La Maggi di Rovereto con il dottor Bertelli che la dirige e ha dato un grosso impulso anche alla formazione di una rete nazionale, e stamattina si parlerà di questo nel convegno da loro organizzato, e nella quale rientrano le assistenze a carico di pazienti affetti da vari tipi di patologia rara. Noi in particolare come Italian Lymphedema Framework ci interessiamo dell'infedema, che è una patologia abbastanza diffusa nelle forme primarie, che colpisce cittadini di ogni età, dalla nascita fino alle decadi avanzate della vita, e una patologia cronica invalidante che finalmente siamo riusciti, con il contributo anche delle associazioni dei malati, SOS Lymphedema per primi, a ricondurre appunto tra le patologie rare, e siamo riusciti anche ad ottenere un documento del Ministero della Salute firmato in conferenza Stato-Regioni, quindi approvato anche dalle singole regioni, che norma definitivamente le modalità di assistenza e delle prese in carico di malati di questo tipo. Parliamo di grossi numeri, perché le forme primarie oscillano tra 150.000 e 200.000 a livello nazionale, quindi c'è una discreta incidenza abbastanza omogeneamente diffusa sul territorio nazionale.